Buonasera, vi aspetto qui con un po' di cosine sul tavolo, un'idea veloce, vediamo se mi riesce di essere veloce, che di solito insomma non è esattamente una mia prerogativa, però ci provo. Bisognerà che venga premiata la costanza prima o poi. Vi aspetto qui, oggi è giovedì, giusto? Quindi c'è MasterChef stasera. È bello come un tempo la vita fosse scandita dalle uscite settimanali e adesso dei programmi TV. Va bene? Vi aspetto. Oggi è stata una giornata un pochino più tranquilla e quindi ci siamo potuti permettere di andare a sistemare un po' di carte che avevamo, insomma, nei cubi da riordinare. Quindi Elisa stamattina ha fatto questi pack di 50 carte che sono già finiti, ma credo che abbiamo la possibilità di confezionarne un altro pochino, magari domani o sabato, insomma, lo facciamo. Così ve li metto online perché sono finiti in pochissimo tempo, quindi penso che l'idea vi sia piaciuta. Stiamo togliendo il vecchio, le carte più vecchie, anche se in realtà un po' mi piange il cuore perché queste carte di Simple Stories che trovate in questi pack che sono stati fatti oggi sono le primissime carte che ho comprato da negoziante e mi piacevano tantissimo. Al tempo, ai miei occhi, era ancora tutto così nuovo che non notavo forse neanche le similitudini, no, con le collezioni. Però, secondo me, quello stile lì di Simple Stories ce lo siamo un po' persi. Abbiamo guadagnato la Pertiet e tutti vogliamo bene la Pertiet, quindi va bene. Però mi manca un po', che dire. Buonasera. Poi questo fine settimana sistemiamo anche la questione unghie. Non so se la mia amica di manicure mi sta guardando, ma buonasera! Domani arriveranno le fustelle e i die cut del Bottalico, visto che hanno spedito, quindi salvo insomma ritardi di consegna, dovremmo riuscire ad averli domani. Domani cos'altro arriva? Non so, forse domani non arriva nient'altro in realtà, una settimana un po' quieta, ma la quiete prima della tempesta, insomma, vabbè, vediamo. Tra l'altro, sempre nel decluttering, adesso ve lo faccio vedere. Stamattina apro uno scatolone perché stavo cercando un'altra cosa giù nel magazzino e trovo 20 di questi, così, che ovviamente non ho memoria di aver comprato, non li abbiamo caricati, oppure li abbiamo caricati e poi non trovandoli li abbiamo tolti e quindi li ho messi in omaggio. Questo è un timbro del Bottalico di qualche anno fa, che potete avere in omaggio con 35 euro di acquisti sui suoi prodotti. Gliel'ho detto di non offendersi se li usavo in omaggio, ma me ne ero trovata 20 così. Perché quando sposti le cose e poi non hai coscienza di dove metti le cose, ecco, esattamente capita questo. Oggi proviamo a fare un piccolo mini, un'idea semplice semplice che mi è venuta vedendo queste cornici qua, che insomma sono rientrate ieri di All & Create. E proviamo. Hanno le fustelle nere che so che hanno reso felicissima la Donato e mi è venuto in mente che avrebbero potuto essere una bella copertina per un albumino molto molto semplice. Poi magari possiamo anche provare qualcuno degli add-on, hanno queste macchie bellissime. Però mi interessava soprattutto la base esterna e quella interna per fare la copertina. E poi dentro faremo un accordion molto molto semplice. La fustella TC, allora sto negoziando. In the process of negotiating, perché allora, ho fatto delle richieste rispetto al packaging e probabilmente le avremo in una busta craft di carta, perché 8 fustelle veniva fuori una 3 praticamente per metterle tutte e insomma diventava più dispendioso del dovuto in realtà. Sapete che cerco sempre di tirare quanto più possibile sul packaging. Sono ancora indecisa se togliere la fustella che fa la misura base, quindi 2,5 x 3,5, e mettere la mattatura per la fustella francobollo, che probabilmente avrebbe più senso. Posso togliere una fustella e mettere una fustella, non posso aggiungere una fustella, nel senso che bisogna ribilanciare i chakra della fustella. Ho detto un'eresia, probabilmente lo so, però per farvi capire, no? La bustina craft me la sono fatta preventivare anche per le fustelle delle tag. In realtà, più o meno, mi costava uguale, mi piaceva tanto. Sapete che io per il craft ho un debole, proviamo. Let's try. Sono anch'io un po' dell'idea che forse abbia più senso fare la mattatura, perché in realtà il taglio della fustella 2,5 x 3,5 è molto semplice. Magari è un pochino più trigoso fare una mattatura molto sottile rispetto a quella misura lì e potrebbe essere più difficoltoso per chi magari non ha particolare dimestichezza con l'uso della taglierina e con i pollici. Però
Adesso lasciatemici ragionare questo weekend. Questa settimana è stato un delirio di impegni, appuntamenti. Non sono stata particolarmente bene, quindi insomma mi sono un po' persa via, però ci sto lavorando. Non vorrei farti fretta, no, assolutamente. Oh, che succede? Che succede, Livia? Sconfortiamoci tutti insieme. Io lo dico che è un periodo grigio, grigio, grigissimo, già da diversi anni, quindi mi conforto assolutamente in autonomia con i miei stessi live e con la vostra compagnia, per fortuna, meno male che ci siete, e via. Allora, io intanto che finite di arrivare, sposto queste qui dentro. Comunque, la fustella delle ATC potrei concertarla abbastanza breve, non vi preoccupate, cioè, se non domani, perché magari non riesco a farmi fare la quotazione se aggiungo la fustella, che in realtà ho già predisposto, devo solo decidermi. Rinuncio a una, metto una, non posso metterne un'altra, mi piacerebbe molto, poi diventano 9 fustelle, cioè poi grigio, 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 grigio. Sabrina, non te la prendere per lo spam, l'ho cancellato, non riuscivo, ho visto il tag dopo che me l'ha segnalato Chiara, c'è stato un commento spam, uno dei soliti commenti spam, che questi qui non hanno niente di meglio da fare che fare queste cose, ma va bene. E credo di aver ripulito, ma non riuscivo neanche a cliccare sui commenti, pensa. Non riesci a riprenderti, prendi un po' di carta, un po' di colore e spatascia senza pensarci troppo, cioè proprio da renderti le mani viola. L'hai aperto solo per petunia, perché inspiegabilmente ancora non avevi preso la petunia, non si capisce. Phishing, sì, spam, fanno parte tutti della stessa famiglia di malavitosi e di gente che non c'ha niente di meglio da fare. Ma io, tra l'altro, mi domando: ma davvero c'è qualcuno che ci casca, cioè, al giorno d'oggi? Questo tipo di, e questo è molto riconoscibile come spam, come phishing, era una di quelle. Adesso non ho neanche fatto in tempo a leggere bene perché mi premeva di più cancellarlo, però uno dei soliti messaggi di phishing, di spam, che insomma, ma davvero? Cioè, ci tirate su ancora veramente qualcosa con queste cose qui? Cioè, boh, andate a zappare la terra che ci serve, così. Dabilmente, Katia, com'è la fiera? Salutami il Bottalico. Com'è la fiera? Com'è? Era sempre nel carro. Allora, io intanto che arrivate vi faccio comunque vedere le cosine che ho qui. Ho questa fustella di All and Create. Mi sono presa qualche carta singola della collezione di Cocoa Vanilla, che è Great Escape, che è dedicata un po' al campeggio, camperisti, col cancro nel cervello sta fetente. Guarda, sì, assolutamente sei stata ancora che carina, fetente. Cioè, a me sono venute in mente delle altre paroline che bambini non si dicono. Fetente è un modo molto carino per criticare dei personaggi che non si comportano bene. Tutto ciò che va oltre non si deve usare. Noi siamo più vecchie e possiamo farlo, lo dico con affetto, vecchie. Fai un incursione? Sì, assolutamente. Vengo a disturbare, Romina. Certo, a disturbare, sì, e a mangiare. Poi, visto che ho scoperto di non avere vitamina D, magari prendo anche un po' di sole. Così. Cioè, sì, vengo, sicuramente verrò, non ho ancora capito come, cioè deciderò un pochino all'ultimo quando arrivare e quando ripartire, però un saluto, un'incursione, un po' di disturbo, vengo a darvi 2 misure, ecco, sì. Contate su di me per quella parte lì. Ma esatto, cioè evidentemente mi viene da dire che ce n'è. Per quello la Barghuti ci suggerisce loro una modalità, ecco, di impegnare il loro tempo libero in operazioni più fruttuose, ma Oh, amica di Emicranie, ci vediamo dal vivo. Inversamente proporzionali di un ordine fatto da te per i miei, è tanta roba. Io sono inversamente proporzionale all'umore, ho appena richiesto la spedizione. Quindi va bene, non ho capito. L'ho messo in spedizione, boh, l'altro giorno, credo di averlo fatto io la spedizione, cioè di averlo messo in spedizione io il tuo pacchetto. Comunque, allora vi faccio vedere. Camperisti, che non è tanto da me, ma volevo fare un albumino perché a me Cocoa Vanilla, le palette che sceglie piacciono sempre tantissimo. Le scrittine, i die cut, e poi ho preso delle carte pattern perché in realtà ero partita dall'idea di fare le paginette bianche all'interno, poi boh, mi si sono attaccate alle mani queste carte. Inspiegabilmente, e allora le ho portate qui al tavolo. Io vado sempre matta per queste ballerine. Ordine alto, umore KO. Allora, io ho passato quella fase lì. Adesso ho fatto una fase in cui umore KO, non ordino niente, e poi niente. Mi sono rimasti attaccati al carrello una serie di smalti. Chissà se chiuderò il carrello. Boh, vediamo.
We'll see. Allora, questa, un effetto legno, che secondo me è molto carino, questa è meravigliosa. Vabbè, allora, iniziamo a fare un taglio con questa fustella, che così vediamo come fa. Allora, e la fustella come fa potrebbe essere una strofa nuova. Questi li appoggiamo qui e questi li appoggiamo qui. Allora, sicuramente le taglierò tutte e due le basi della copertina, sia nel bianco, che il 350, che è più spesso, sia poi nella patterned, se deciderò di usare la patterned. Questo per dare un po' più struttura alla copertina, anche se sarà un albumino molto piccino, perché non sto usando il vegetale. Allora mi taglio un pezzetto di bianco. Aspettate che la Clay si toglie la mantella, perché sennò mi infastidisce nei movimenti. Voilà. Quando sempre faccio i mini, vabbè, ma è una giustificazione più che valida. La D'Agostini è in fiera. Così. Allora, ma no, devi prenderla sul personale. Allora, qua e lo mettiamo qui. Spostiamo i Kleenex, che tanto oggi, insomma, non ci serviranno. E possiamo fare un taglio. Voilà, così facciamo anche un riprova la Clay per te. Io avrò bisogno di fare una copertina sopra e una copertina sotto, perché in mezzo pinzerò un accordion piccolino. Piccolino intendo di poche pagine. Oh, it's beautiful. Gliel'ho detto a Abs più fustelle, perché a noi piacciono tantissimo. Ma no, vabbè, è meravigliosa. Potrei fare questa qui comunque bianca e poi la mattatura qui sotto con la... Ho la connessione un po' ballerina, però intanto tagliamo le due basi e poi vediamo come... La connessione che oggi non collabora. Eh? Poi domani magari facciamo il project live, che così è fatto. Se tutto va... Ah no, ecco. Se tutto va bene... Se tutto va bene, domani arrivano anche le cinch, le thermal cinch che mancano, e potrebbe avanzarne una che posso provare, probabilmente, vediamo. Anche ieri a Tommy, mannaggia, speriamo che non faccia, non mi molli a metà. Ok, quindi queste saranno le due basi, che sono bellissime. Perché anche bianco, in realtà loro nascono con uno stile un pochino più grungetto, ma secondo me anche declinate con una cosa un po' più clean stanno veramente bene. Allora, facciamo una prova con questa, che è la sua mattatura, nasce come sua mattatura, e questa proverei in realtà a tagliarla nella patterned. Vediamo una fantasia che mi piacerebbe vedere sulla copertina. Deve essere una fantasia che mi consenta di appiccicare appiccichini in libertà, che potrebbe essere il legno, oppure è un po' troppo poco colorata. Questa mi piace tantissimo. Gli alberelli, no, gli alberelli sono meravigliosi. Facciamo gli alberelli e poi ci mettiamo le decorazioni, che così fa molto campeggio, eh? Se no le righine, il legno è un po' troppo neutro. Anche questa è molto bella, sono tutte, anche questa qui è tanto 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 bella. È che Cocoa non ne sbaglia una di palette. non c'è la possibilità che dici: oh, questa collezione non, la palette di colori non mi piace tantissimo. Non si dice, perché non succede. Allora, sono indecisa tra questa e una un po' più strong, questa. Che dite? In copertina dobbiamo poi fare un decor, andrebbero bene in realtà tutte e due. Sì, è un po' più maschile questa, ha il fuoco del campeggio, la macchina con tutte le valigie, insomma è fatta un po' per chi ama la montagna. Sono sempre quelle collezioni che mi chiedete tanto, ma che io sono andata in montagna per tantissimi anni perché il mio ex compagno era appassionato di montagna, ma non mi è rimasta questa cosa, ecco, non tantissimo. L'autosalone della... esatto. Chiodo, è ora, non è rovinata, ma è ora. Non ti servono, Irene. Guarda, ripetilo anche a me, perché adesso dipende dagli appiccichini. Allora, usiamo questa, che è un po' più pacatina. Questa magari la usiamo sul retro.
Allora, tagliamo una striscetta per fustellare la mattatura di questa bellissima fustella. Questa è la fustella 33 di All in Create e mi porta una larghezza di circa 4. Siccome è giusta giusta 4, taglio un 4 un quarto, così insomma non corro il rischio che mi si sposti. Opla. E via. Sì, non è malvagissimo, però mi vedo già che... Però mi sono rimasti attaccati in un carrello, tipo quattro smalti, quattro colori di smalti semipermanenti, che poi mi faccio ridere da sola perché vado a finire sempre sui soliti colori e potrà essere un microtono sotto o un microtono sopra del grigio, rosso, marrone che uso di solito. A me sembrano tutti diversi in realtà quando arrivano. Sono tutti uguali per me. E vabbè. Comunque le abitudini vanno preservate, ecco. Che dire... Vediamo un po'. Vediamo questa mattatura. Vabbè. Che vedete, anche nel suo clean, no? Non necessariamente andando ad esaltare il lato un po' più grunge che c'è in queste fustelle, secondo me rendono tantissimo. A me piace veramente tanto l'effetto. L'unica cosa che magari potrei fare è tagliare ancora una basetta di questa per dare un po' più di struttura a quella che è la copertina. Quello lo potrei fare. Allora, se questa... Beh, facciamo che sia fronte e retro. Le malattie vanno a seconda, assolutamente. Facciamo che sia fronte e retro con la stessa fantasia. Sono bellissime queste fustelle, sì. E secondo me, cioè, la sto usando volontariamente in uno stile che non è quello di solito di All in Create, perché secondo me sono tanto versatili. Accoppiate nel modo giusto, si possono usare in tanti stili diversi, secondo me. Voilà, vado. Poi ne tagliamo altre due di queste mattature nel bianco, perché così diamo più struttura, perché non sto usando vegetale per la copertina. Io volevo che fosse una cosa super easy. No, vabbè, sono bellissime. Bravo, Abs. Ok, prendiamo di nuovo il mio bianco, ne tagliamo una striscetta e tagliamo altre due di queste. Poi forse con la fustella tendenzialmente potremmo anche aver finito, perché poi il resto lo facciamo tutto a manina. Speriamo che ne facciano presto altre. Così. Allora. Vado. Ok. Ah, tra l'altro, Lindlong, comunicazione di servizio. Per tutti coloro che hanno fatto la richiesta di prenotazione, diciamo, dei prodotti di Spellbinders dei loro club, degli arretrati, mi hanno confermato tutte le richieste, quindi stamattina ho messo tutti i vostri ordini come preordini in attesa di pagamento. Il tempo di lavorare gli ordini, perché ho ceduto, ho preso una fustella del mese, quella con l'ombrellino anche per me, ve lo dico, perché era bellissima e volevo provarla e quindi ne ho presa anche qualcuna in più, vabbè. Finisce lì. Cosa volevo dire? E quindi credo che me la spediranno con questo ordine probabilmente lunedì. Lindlong, comunicazione di servizio. Questa io la incollerei sotto a questa perché le dia un po' di sostegno. Così. Mi piaceva tanto quell'ombrellino, sì. Finirà malissimo questa cosa. Dunque, così, vero? Noi adesso faremo attenzione a mettere gli alberelli nel verso giusto. Mi sta venendo un attimo di terrore. Non le ho fustellate tutte nello stesso verso, vero? Vabbè, giro questa. Like this. Ok? E questa finirà così. Quindi in realtà, vabbè, la bianca la posso girare come voglio. Sì, 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 va bene, va bene. Allora, tagliamo un'altra fustellina bianca. Così. No, così, vabbè, uguale. Taglio. Tanto questa mi dà proprio solo il sostegno che mi serve per dare un pochino più di spessore alla copertina. Okay.
Ho preso quella dell'ombrellino, ho chiesto se me ne danno un altro paio in più, una per me, assolutamente, da provare. E poi se me ne riescono a dare qualcuno in più, mi hanno detto che ne avevano ancora, quindi poteva essere una cosa carina, perché quell'ombrellino lì era veramente tanto bellino. Sono dei geni del male questi qui. Ok. Niente notifiche, ma neanche da Telegram. Telegram di solito è abbastanza puntuale. Ok, allora, togliamo via tutta questa neige. Ok, allora, intanto prendiamo la nostra cara Petunia e incolliamo il pannellino sul suo spessore, diciamo. Potrei anche mettere un pochino di spessorato che gli darebbe... Potremmo metterci un pannellino addirittura. Potrebbe non essere una brutta idea. Ok. Questi che ho qua saranno i sigilli nuovi. Sì, poi ve li faccio vedere, quelli di marzo-aprile. Allora, intanto iniziamo ad incollare la nostra base. Così, e poi quindi incolleremo al contrario la questa qua. Non credo che mi faccia entrare se venissi col trattore. Cioè, i patti sono diversi. Disturbare poco. Io non credo che mi consenta l'ingresso se vengo sul trattore, ecco. Non parte. Ah, caspita. Così, e lo incolliamo ici. Ok. Allora, qui non sarebbe male in realtà usare un pannellino, magari lo riduciamo di un pochino, ma giusto per dargli un pochino di struttura in più che potrebbe esserci utile. Adesso non fermerò perché saranno messe così e così. Potrei mettere un nastrino qua per unirle, o potrei anche mettere una fascetta qua, ma se meglio metterlo di qua, e quindi potrei farlo passare qui e qui, ok? Cioè l'idea potrebbe essere quella. Allora, vediamo un attimo col pannellino di spessorato. In realtà magari me la cavo anche con uno solo. Io per me tutti quelli che sono un pochino piegati, danneggiati, che tanto in realtà non hanno niente, però se riesco ad aprirlo volentieri ve lo ok. Allora. Ok. Ma io lo taglierei a metà con le nostre forbici. Così. Anche un po' di più, così, ma proprio solo per dare un po' di sostegno. Vedete, lì era proprio solo una piega della release paper, quindi non così. Perché vedete, in questo modo si crea questo che comunque dà volume, dà corpo. Ed è carino. Quindi ci basta un pannellino, lo tagliamo a metà e abbiamo il nostro supporto. Oppure andate di strisce di biadesivo, il pannellino è solo un pochino più comodo per la pigra che è in me. Magari ce n'è anche una in tutti voi di pigra, non lo so. Allora, nastrino. Sicuramente può essere il caso di mettere un nastrino per chiuderlo. Vediamo qui nella mia dotazione di nastri che cos'ho. Ho il bianco. Allora, ho del bianco che potrebbe andare bene, perché comunque c'è anche del bianco, ma potrebbe anche essere tinto con un colore del bottalico, tipo il senape, no? Potrebbe essere molto carino, oppure ancora uno più forte, come giallo, aspettate. Nocciola. No, voglio una cosa più aranciata. Prendiamo l'arancio. No, il senape. Un altro senape. Sì, io farei di senape. Senape, sì.
Questo. Ah, il talloncino è un pochino più scuro, ma è sempre lui. Allora, prendiamo un ciotolino che poi laviamo. Prendiamo. Ho chiesto per il grembiule, però non mi hanno ancora risposto. Ho chiesto, abbiate fede. Allora, sicuramente non mi servirà tutto questo nastro, eh. Lo taglio anche in due, però adesso lo vorrei tingere e poi lo tagliamo. Mi è caduto lo scatolotto dei nastri. E allora. Dunque. Cercando di non spruzzare. Noi andiamo così, senza pretendere di coprirlo perfettissimamente tutto. Perché in realtà un po' di stress ci piace, ma se, senza intossicarvi, ma questi nastri, quelli che hanno una percentuale di sintetico, prendono i colori del bottalico, i colori spray in generale, in una maniera meravigliosa. Vedrete che quando questo qui è asciutto sarà super perfetto. Intanto mi sono già riuscita a sporcare le mani. Ma vabbè. Dunque, così puliamo qua e questo lo appoggio sulla biga. Adesso magari lo tolgo da lì che così si asciuga, perché lì continua a rimanere comunque, cioè it's perfect, bravo bottalico, più colori, e questo poi lo andiamo a lavare. Questo lo appoggio qua e questo lo appoggio qua. Allora aspettiamo un attimo, quindi queste qui le concerto dopo. Devo adesso asciugare qui. In realtà non ho proprio finito con le fustelle perché volendo qui dietro, adesso mi si pone per forza la questione perché l'ho macchiato, o copro con degli appiccichini oppure devo coprire perché ho fatto una macchia, o se no posso lasciare anche bianco, ecco, se non l'avessi macchiato avrei potuto tranquillamente lasciarlo bianco. Prendiamo le misure di quella che può essere la dimensione della paginetta del mio accordion, che deve essere più piccola di questa. Questa è un 4. Questo praticamente è un 5,5 per 4 e un quarto. Quindi se facessi, ma io lo farei proprio un po' più piccolo. 5 per 3 e 3 quarti. Facciamo una prova. 5 per 3 e 3 quarti sarà interessante da fare poi le pieghe perché devo fare un accordion. Quindi aspettate un secondo che lo misuro in centimetri. Che potrebbe essere un 13, un 13 per 9 e mezzo, è comunque difficile. Allora, prendiamo la taglierina, adesso cerco un bulino che così facciamo un po' di pieghette e vediamo. Poi in realtà, oh, mi sono cadute le copertine. Poi in realtà una volta fatte le pieghe non ci resta altro che decorare, quindi è veramente super semplice. Abbiamo detto 13. Quindi taglio qua per 9,5. Spero di ricordarmi bene. Adesso prendo un bulinetto che è qua. No, non è qua, ma dovrebbe essere qua nei paraggi. Qua. Allora, 9,5. E adesso faccio anche una prova in realtà perché. Questa è la mia copertina, a parte che in realtà andrà incollato qui e quindi ho risolto il problema. Sì, la dimensione può andare, potrebbe anche essere un po' meno di 13, potrebbe essere un 12 e mezzo. Togliamo via mezzo centimetro. Quindi moltiplichiamo 9 e mezzo, 9 e mezzo più 9 e mezzo fa 19, giusto? 19. No, 19, sì, che più 9,5 fa 27,5. Adesso faccio una piega e non taglio perché potrei in realtà decidere di usare questa aletta per giungere più 28,5. Sbagliato? No, ah, 28,5, certo che ho sbagliato. Quindi adesso facciamo un'altra piega qua, 28,5, tagherà su.
tanto poi questa paginetta la tacconeremo. Ok, ne taglio un'altra striscia e faccio le stesse pieghe. Attaccherò la striscia qui, così non devo sprecare una facciata intera. Ok, 12 e mezzo. Per 9 e mezzo. 9 e mezzo. 19 e 28 e mezzo. Allora, hai fatto quella calcatrice, ti ringrazio. Allora, con i fogli non hanno le istruzioni. Guarda, meno male che me l'hai detto, perché allora non penso che potrò provarne mai nessuno, perché non sono fatti per la clé. Allora, se io questo lo incollo qui così, questo lo giro poi al contrario e sono in questa situazione qui. Possono bastarmi due striscette, quindi mi basta un foglio, ok? Questa parte qui posso decidere se incollarla alla base, che potrebbe anche essere un'idea in realtà, ad averci pensato prima l'avrei fatto anche di qua. Potrei anche costruirla una letta, di modo da recuperare delle facciate in più, perché così abbiamo tutto questo popò di facciate. Guardate, facciamo intanto una prima parte di giunzioni, che così ci fermiamo i pezzi. Ok. Questo lo inseriamo qua. Se sbagliamo ad inserirlo, in realtà non importa, basterà rifare le pieghe, quindi non vi disperate. Qui mi è rimasto un filino di biadesivo palpabile e lo disattivo così. Ok, quello che vi dicevo è qua dove incollerò questa, diciamo che sia la copertina. La nuova release di Lofan, allora di solito non portiamo quasi mai le cose nuove di Lofan, perché purtroppo abbiamo veramente molto poca richiesta. Detto ciò, però, Lofan è un brand che possiamo comprare dai distributori, quindi se volete fare il trovalo per me sicuramente siamo in condizioni di farle arrivare, perché li collettiamo insieme ad altri ordini, non dobbiamo fare un ordine direttamente da loro, che non sarebbe giustificabile per le poche richieste che abbiamo. Un tempo Lofan andava tantissimo e adesso in realtà siamo da parecchio tempo, insomma, che è tra i brand che non vendiamo più, forse sono poco brava a promuoverlo, non lo so. Però allora, guardate, io potrei sfruttare questa letta, incollarla qui e poi coprire questa parte con una carta pattern, di modo che mi avanzi tutto questo del mio albumino, che sono più paginette e mi dà più possibilità di appiccichinitudine, e io farei proprio così. La cosa che devo solo decidere è se lasciare questa bianca, ma direi di sì. C'è un coniglio come quello di Doodlebug, dici? Arriverà la collezione di Pasqua, tra l'altro, di Doodlebug, così ve lo dico, l'ho ordinata l'altro giorno. Allora, prima di incollare questo, la clé dovrebbe sistemare i nastri, però facciamo che aspettiamo un attimo a incollarlo, solo perché i nastri secondo me sono ancora un pochino bagnati. Allora, sui timbri ti do assolutamente ragione, nel senso che sono abbastanza simili nel tempo. Io adesso, quest'anno è il 2024, sono 9 anni che abbiamo il negozio di cose scrap ad agosto, e in realtà sono molto molto simili, è il loro stile, anche Doodlebug è molto simile, anche Simple Stories è molto simile. Quello che trovo che abbiano di molto bello sono le fustelle, sono un po' complicate a volte per me, per soggetti come me, però sono comunque, hanno un'ottima resa. Lo dici così? Sì, sì, lo dico così perché me ne ero dimenticata, è facile. Allora, non lo leggo, ma mi faccio, cioè non lo attacco, ma mi faccio una letta per attaccare anche questa alla copertina, così poi posso, allora, però in realtà posso attaccarlo perché il nastro lo metto dietro. Non lo dicevo, ho detto una cretinata perché mi sono distratta a parlare del resto. Allora, tu sarai così. Ok, quindi io questo lo posso attaccare qui. Nastro. E arriveranno anche gli Snow Globe, che sto cercando di capire, io li ho ordinati con la collezione di Natale, mi avevano detto che li avrebbero spediti a gennaio, secondo me si sono persi che li avevo in arretrati, o comunque ne ho ordinato un'altra ventina, quindi al limite ne avremo una quarantina, quindi spero che vi piaceranno tanto, se va come per gli Oxide. Allora, lo metto qua
Così il mio albumino appoggerà in questo modo, ok? Poi adesso magari agevolo le pieghe con il nostro arricciapetali. L'avevo visto qua. Che così le appiattiamo uno zinzinello. Lì poi copriamo, non vi preoccupate, anche questo andrà ovviamente coperto. E qui facciamo questa prolunghina. Prima non ti piaceva Timolzo. Che senso? 12 e mezzo. A me Timolzo è piaciuto sempre tanto, però devo dire che è cambiato il mio gusto nel fare le cose, nel senso che lui mi potrebbe comunque vendere anche il gelato al Polo Nord, sempre e comunque. Però mi diletto più facendo altre cose, un altro tipo di stile, no? Perché non mi riesce benissimo il suo, quindi magari insomma. Ho capito che non era il caso di insistere, no? Non lo so. Però cambiano i gusti, certo, ma è normale che succeda così. Allora, questo lo incolliamo così e l'altro pezzo andrà sulla copertina. Quindi un pezzetto di biadesivo qua e un pezzetto di biadesivo qua. Così. Allora. Giro indietro questo e questo lo attacco proprio così. Allora, scusate, questo così a filo qua. Così. Ok. Poi prendo la mia ultima di copertina, questo sarà il retro e quindi questo andrà attaccato qua. Ma Tim fa un mix in media che è una cosa un po' particolare, cioè è proprio diverso secondo me. Poi può piacere o non piacere, ma io ho avuto la fortuna di fare due corsi con lui al Creativation negli anni. Oh, guardate, sono quasi perfettamente allineate. Ah, in realtà il nastro potrei farlo passare qui sotto e chiuderlo qui dentro, in realtà, no? Appena asciutto. Eh no, perché qui sopra ci sarà questo pannellino qui, quindi se io faccio, beh, se faccio uscire il nastro da qui, oh, adesso sono terribilmente indecisa, come lo chiudiamo? Abbiamo questo intanto, adesso ci tagliamo dei pannellini, non so come mettere il nastro adesso, nel senso che pensavo di farlo uscire da un lato solo, ma poi avremo questo effetto qua, quindi o facciamo due fiocchetti, né? Si potrebbero fare due fiocchetti. Oppure bisogna fargli fare un giro e poi farlo uscire tipo qui sotto e farlo diventare parte della decorazione, ma non lo possiamo fermare. È un po' difficile per me quando mi parte la piccichinitudine. Adesso ci ragioniamo. Intanto ci tagliamo, questi qui non li incolliamo ancora, ci tagliamo dei pannellini. I pannellini sono 9,5 x 12,5. Potrei decidere di lasciarli 9 x 12 perché così abbiamo un pochino di mattatura bianca che riprende, quindi anche quello che c'è in copertina e il dietro. Ma lo metto dietro, cioè lo metto dietro poi sbuca di qua. No? O lo metto, lo faccio passare qua e poi esce di qui e quindi questo me lo tiene unito e quindi rimarrà un nastrino qui così, nel senso che l'album lo sfoglieremo così, però no, deve girarsi anche così. Uscire dal lato destro, però poi rimane così, Rosanna, capito cosa intendo? Cioè mi rimane non chiuso. Allora, preoccupiamoci intanto di una serie di pannellini. Allora, quante facciate abbiamo? 1, 2, 4, 6, questa dobbiamo farla, 8, 10, 12, 13, 14, ok? Incolla dietro e faccio il fiocco sul davanti, però lo capisco che è una preoccupazione assolutamente solo mia, ma poi non posso mettere gli appiccichini. Come li metto gli appiccichini se poi devo metterci il fiocco? Cioè mi impedisce di decorare la copertina? Come la risolviamo questa cosa? Allora, tagliamo intanto, abbiamo detto, mi sono già dimenticata quante ce ne servono, 14 mi sembra. Allora, larga 9, opla, e 12. Allora,
una, tre carte e poi potrei sfruttare il retro di questa. Quindi ne ho quattro. Bah, proviamo a tagliarne per ora due, due sono otto. Ce ne servono ancora, in pratica devo fare due strisce da tutte le parti, in buona sostanza, salvo non decidere di lasciare qualcosa in bianco, ma vorrei decorarlo tutto. Ops. Così. 12 e 12. Hanno la priorità sulla chiusura, vedo che insomma, brava, la capacità della si di sintesi della Donato vince. Cioè, non posso precludermi la possibilità di appiccicare. Ho preso anche i chipboard. Incolli le due alette di carta su entrambe le copertine, fai un foro. Giovanna, devo prendere appunti così. Tu veramente credi che io possa, possa passarmi? Non credo di farcela a metterlo in pratica. 9. Se metti una serie di calamite, di calamite prima di Mattarello, prima di mattarlo, meraviglioso il T9, ci telefoni ad una. È un po' come quando c'è la ruota, vi chiamo, la vogliamo girare sta ruota o no? Lo dico questo, no? Magari qualcuno non, ovviamente non lo sa perché questa cosa l'ho pubblicata sul mio profilo personale. Una volta sono stata malamente rimbrottata da un'agenzia che mi mandava continuamente una serie di offerte e di proposte a cui io non ho risposto. La non risposta è comunque una risposta, ci insegnano, no? Le tecniche di comunicazione moderna. E a un certo punto mi hanno scritto una mail poco cortese, e quindi mi sono lamentata. Ho detto, è un po' come se io a tutte le persone a cui mando la newsletter le chiamassi una a una e dicessi: ma allora, la ruota la vogliono girare o no? Cioè, se non la vorrai girare, saranno ben affari tuoi, per dire, no? Per esempio, quindi era riferito a quello. 9 com. 9 com. Che abbiamo 14 facciate piccine. Magari potremmo anche poi sfruttare qualche cornicetta. Vediamo. 12. La ruota si manca. Non ditelo troppo forte che poi mi scappa Elisa. Qua possiamo anche giocarcela. 9 centimetri. E poi decidiamo come incollarle. Abbiamo la nostra petunia, facciamo in un millisecondo. L'accordion è una struttura veramente super super, ma questa non la tagliamo, super super semplice. Voilà, 12. Ciao Sabrina, a dopo. Opla, ok. Allora, facciamo spazio, prendiamo la struttura e iniziamo semplicemente a posizionare le mattature. In realtà senza doverci pensare troppo, nel senso che è la stessa collezione, andrà bene sicuramente. Io non ho, sapete che non pianifico tantissimo in anticipo, quindi vado di pancia. E ovviamente questo è un po' più alto, ma non importa, io poi tacconerò con gli appiccichini. Le tazze sono veramente carine, sì. Allora, è una collezione il cui tema mi tocca poco, nel senso che non sono una personcina particolarmente da campeggio. Sei nuova? Ah, sono contenta. Io mi diverto fondamentalmente, mi diverto. È vero che questo è il mio lavoro, però dimostro cose che mi piacciono. Quindi a volte va bene, a volte non tantissimo, però insomma è un po' quello che succede in tutte le stanze, da lavoro, da craft, insomma, di tutti noi. Dicevo, cos'è che stavo dicendo? Che mi sono persa per rispondere al commento e puff, mi sono dimenticata. Cosa vi stavo dicendo? Ah, che questo è un tema che non tocca tantissimo i miei cord perché non sono esattamente una personcina che si trova bene in campeggio, non mi dite niente, però la palette di colori è bellissima, gli abbellimenti di Cocoa sono bellissimi, quindi io sono, insomma, dovevo trovare un modo. Ci sarà qualcuno di voi che ama il campeggio? Magari lo regaliamo.
così, righine. Ok, decoriamo tutte le paginette, dovrei averne tagliate abbastanza, se ho contato male, che potrebbe assolutamente essere, ne taglieremo altre, non succede niente. Legno. Così. Anch'io un po' due mondi diversi, detesto il campeggio. Ma guarda, io sono andata in campeggio quando avevo 20 anni in Costa Azzurra, 20, 21 anni, una cosa del genere, 22, cioè ero giovane, potevo dormire in tenda, ma è così scomodo, non ce la posso fare. Come mi dice un amico che mi conosce bene, io sono un po' comodina. Sì, cioè non la comodina, il comodino che sta vicino all'armadio, ma ho un po' piacere di stare un pochino più comoda. Così. Sì, ogni volta in genere faccio il prodotto contenitore, che è un prodotto all'interno del sito che raggruppa quello che ho usato durante il live. Mai fatto campeggio? Non è che tu, secondo me, insomma. In camper vale? Beh, il camper deve essere sicuramente più comodo, io ho mai fatto neanche quello, però il campeggio, cioè non è andata bene a 20 anni, di certo non può andare bene a quasi 50, cioè, no? L'esperienza in tenda, che dire? Non c'è niente di male, sono d'accordo, ma lui dice che sono comodina proprio in tutta, gli insetti, assolutamente, in tutto, nel senso che vicino al divano, dove di solito guardo la TV, mangio, insomma, ho una dock station con tutti i telecomandi e le cose che potrebbero eventualmente servirmi. Per così non mi devo alzare. Ne mancano tre. Ah, vabbè, queste le giriamo così che non siano vicine. Dai, è andata bene. Giuste. Incroyable. Ci deve essere qualcosa che non va. Vediamo, sono un po' basita. Allora, possiamo usare le nostre cornici di chipboard volendo, non su tutte le pagine, ma sono sottili, quindi potremmo ancora usarle, secondo me non facciamo grande danno, un paio sicuramente sì, così, da qua, così. Allora, quindi l'albumino in pratica è fatto, così. Mi rimane solo da decidere come sistemare. Io gli faccio due fiocchetti. Crepi l'avarizia. Questo è asciutto. Glielo mettiamo dopo questo. Chissà se lasciandoli così dovrei riuscire a fare i fiocchetti. Ne metto uno qua e ci metto schiaff, no? Io odio il bagno comune, anche quello. No, ma poi la cosa che mi inquietava di più, a parte il discorso insetti, che sono fobica, è i piedi sempre sporchi di sabbia. No, non ce la posso fare. 20 anni è un conto, 50 non ce la posso fare. Io metto questi qua, li chiudo così e poi faccio due fiocchetti ai lati, che mi sembra anche molto carino in tema con i bannerini che ci sono dentro, no? Io direi che vincono. Sono ancora leggerissimamente umidi, li lascio lì sempre per non sporcare il progetto e poi li sistemiamo. Allora, adesso possiamo decorare. Adesso prendiamo da qua un po' di ingombri. Vediamo. Recuperiamo tutte le basine. Però guardate, anche le Polaroid sono belline, cioè stanno proprio bene. Cioè, vedete? Così e ci mettiamo la foto, no? Allora, prendiamole qua. Queste poi sicuramente le ho qua un casino che sono cadute. Queste sono ovviamente troppo grandi, però teniamole qui. E poi ho ancora di queste qua. Vediamo che cosa si può fare. Queste sono le cornici, non le ho messe nel prodotto contenitore, non mi era venuto in mente in realtà di usarle e adesso invece le usiamo. Prendiamo gli appiccichini.
Dunque, non ne ho presi tantissimi perché mi sarei potuta prendere anche ancora gli sticker, però vorrei usarli quasi tutti. Magari prendo un centolino qua, almeno per la fase iniziale. Allora, ci sono tutte queste belle scrittine che secondo me a me è galleggiata via. Che cosa? La tenda? Davvero? Molto bene, ma non benissimo. Allora, questi cibor qua sono un po' più spessi, quindi in realtà devo prestare attenzione a non metterne troppi nell'interno, perché altrimenti non si chiude più. Quindi decidiamo un secondo che cosa mi piacerebbe usare per la struttura della copertina. Quindi, per esempio, sul retro, on the back, chissà se questo ci sta. Lo guardavo fin da prima, è un po' too big, però è molto carino. Io ci metterei questo. È una decorazioncina che potrebbero essere, guardate, Into the Wild, no, adesso sono indecisa, questo. Allora, io ho un talento per spellicolare male i cibi, guardate, li ho rotti, vabbè, o togliamo via uno stratino, tanto. Questo sarà il retro di copertina che fisserò dopo. In diagonale, ma mi piaceva anche così in orizzontale. Ormai qui ho attaccato questo, però sì, anche in diagonale non sarebbe stato male, sai? Così. E questo lo mettiamo qua. Deadesivizzo queste due parti qua, perché così non mi vanno a prendere polvere in giro. Vediamo poi queste paroline, secondo me le mettiamo dentro. Questo è il the back, il front. Allora, dunque, potrebbe anche non essere male una cornice dalla quale far spuntare, spunta la luna dal monte. E poi copriamo la cornice di Abs. Facciamo una cosa un pochino più pacata, Cle. Sei capace se vuoi. Guardate, c'è il camper. Oh, sono tutti belli. Come facciamo? Dunque, ci va una cosa che chiami copertina. Cioè, cover, non copertina. Come, no, guardate la tenda. Come quella che dico io, che si va a dormire. Dunque, sta trafficando. Ciao, anch'io dopo vado a trafficare stasera pure. Gone fishing, sono andato a pescare. O se mettessi fun times, potrei fare semplicemente la scrittina e mettere un bannerino. Potrei mettere un bannerino che scende qua così, non l'ho incollato, e poi la scritta fun times, momenti divertenti, con un bannerino, una frecciolina. Potrei anche fare solo così per non appesantirla troppo. E il sole con sun, questo chase the sun, più o meno mi sono fatta un'idea, la decoro solo dopo che così la incolliamo. Allora, quindi qui potremmo assolutamente usare questa cornice, anche se non ho un non ho una dimensione, forse questa. Ciao Alissa, un bacione. Vedete, questa mi permetterebbe di fare proprio l'ingombro foto. Se dovessi regalarlo, lascerei aperto questo, di modo che si possa mettere le montagne e il sole, ho capito adesso, scusami. È solo che se metto questa in copertina diventa veramente, o metto solo questa con questo e il sole. Bisogna vedere se ce n'è uno piccino qua. C'è la puntata con l'argentario. Io sto guardando Doc, nelle tue mani, tra le tue mani, su Rai Play, ed è molto carina. Ma non è che l'argentario a me piace come attore. Quindi, però bella, mi piace. Io non trovo il sole.
che detto così è deprimente, ma possiamo anche pensare, guardate, intanto di incollarlo, che così lo ritaglio, gli diamo il tempo di incollaggio, facciamo questa con la copertina. E poi tagliamo questi due rametti qui, e qui a questo punto una scrittina, oh so much fun, oh wild thing, una cosa colorata, comunque potremmo anche usare una di questi, una stellina, ok, cover. Allora, dunque iniziamo a mettere qualche ingombrino foto. Questi sono molto sottili, quindi in realtà non ci faranno tantissimo spessore, però cercherò comunque di non metterne troppi, perché altrimenti scrittine, tanto se va in campeggio. Allora, due fogli di scrittine, io le amo sempre tantissimo queste scrittine Puffy che lei fa spesso e le trovo meravigliose. Happy, vedete, se io avessi le foto questa la farei andare qui sopra ed è perfetta. Adesso lo faccio perché tanto in realtà non metterò una foto veramente, però vediamo Argentero perché è anche un bravo attore, poi certo insomma si fa guardare, cioè gli occhi ce li abbiamo tutti funzionanti. Mettiamo la mappa, qui un po' si perde, mettiamo il caravan. Opla, si è coricata la nostra My Sweet Petunia Adventure, che ci sta perfettamente come larghezza, intendo. Opla, lo tengo così che mi è un pochino più comodo e mettiamo un ingombro qua grandino. Buonasera Explore. E lo mettiamo così. Qui ci metterei questo che risalta tantissimo. Questi li metterei qui incollati solo con un pochino di spessore qua, così poi volendo si può mettere la foto. Ma si possono mettere, se fate anche solo una passeggiata al lago, non deve essere per forza veramente una gita in campeggio. Io non ho più l'età per andare in campeggio, però questa palette è meravigliosa. E quindi mi sono vista costretta a cercare di utilizzarla. Non so se comprendete, ovviamente, il dovere professionale che spetta a qualsiasi rivenditore di articoli per strabocchi. Abbiamo un codice deontologico, no? Mettiamo qualche stellina. Questo lo incolliamo qua, che fa pandantissimo con l'esplosione che c'è qui. Qui cosa possiamo mettere? Allora, intanto su questi alberelli io metterei questo. Vedete, anche un tocco, cioè dà comunque tanto interesse, cioè lo rende proprio bene. Voilà. È un laghetto molto romantico, vi vero? Io non sono capace di spellicolare i cibor, meno male che i miei adesso li ho fatti non adesivi, perché cioè, è imbarazzante come li riduco. Allora, fun, divertimento. Questo adesso si incollerà. Vedete, è semplicissimo. Quando si hanno poche foto, una soluzione di questo tipo può essere perfetta per scrappare qualche poche foto. Poi ovviamente abbiamo anche un sacco di altre soluzioni, abbiamo il Project Life e via discorrendo, però ingombro e mettiamo Gone Fishing, no, è troppo lunga. Fun Times, facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto con la... Io questo qui non metterò le foto chiaramente, però vi faccio vedere come metterei gli abbellimenti se dovessi regalarlo e quindi ci fosse necessario fare in modo che chi lo riceve possa ancora mettere le foto. Ah, l'ho messo a contrario, scusate, ho preso pochi caffè oggi, così. Le scrittine sono meravigliose, sì, sono veramente belle, tanto.
così. E abbiamo questa paginetta che io in realtà quasi quasi, che la cleva da in campeggio no, cioè non è proprio, non ci sono proprio grandissime possibilità. Not really. Io qui lascerei così in realtà, perché sono belli i banner. Dai, sì, pensavo peggio di non riuscire a chiuderlo. Ok, prendiamo un ingombro che metto qua. Così. C'è una tenda che messa qui potrebbe assolutamente dare un po' di interesse. E vediamo, gli mettiamo un pochino di biadesivo per sempre per la questione del renderlo poi. Guardate, così copro anche il tacoon di modo da rendere poi mettibile la foto. Hello Times Thing. Vediamo l'altro foglio cosa ci offre. Let's go away, campers, road trip, adventure. Sempre sulla falsa riga della pagina di... dimmi che ci stai al filissimo, però ci sta tutto bene. Una delle tende sotto il ponte, assolutamente. Wild thing, lo mettiamo sulla tenda. Una stellina di queste, forse un po' troppo vicina alla piega. Sì, un briciolino, ma si piega lo stesso senza fare troppi danni. Quindi, qui che cosa mettiamo? Potremmo sfruttare una foto così. Prendiamo però anche il suo ingombrino, oppure una Polaroid. Lo facciamo così, che così si vede la carta, che è tanto bella. Mettiamo solo l'ingombro, che secondo me... Ok, allora, fissato questo, cerchiamo di capire cosa ci può star bene lì intorno, tipo... E magari, ah no, anzi, così che riprende là, no, aspettate che cerco le paroline, roam, explore, we like it better, ok, fissiamo. Sulla promo del weekend sento l'uomo del sito domani mattina. Vi dico però che c'è qualcosa sull'outlet, ho aggiunto un brand all'outlet e domani, se faccio in tempo, ne aggiungo un altro paio. Sto cercando di lo scopo è sempre far spazio ed eliminare quelle cose che magari si vendono meno, che sono più vecchie, che non ordiniamo più. Quindi ovviamente quando mi vedete fare queste promo sappiate che l'intento è sempre fare spazio per le cose nuove. So che lo sapete. In realtà questa settimana è stata un pochino più tranquilla e quindi mi sono portata avanti su una serie di cose che avevo in arretrato, che non sono mai poche, e ho un po' poltrito e poi non sono neanche stata particolarmente bene, devo dire la verità, poi gli esami del sangue e tutto mi hanno un po' cotta. Sarebbe carino avere una vita un filino meno stressante, lo dico per qualcuno lassù, se, cioè, io non sono credente, ma insomma se qualcuno volesse lanciare un messaggio così. Hola, lo chiudiamo ancora, più o meno. Sì, l'idea è di fare un po' di spazio per le cose nuove, perché lo vedete anche voi che in realtà, poi magari c'è quella settimana 10 giorni di calma, ma è solo la quiete prima della tempesta, perché poi escono pum 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 tutti insieme e tu sei lì che dici, a parte l'investimento economico che tutto ciò ti richiede, ma esattamente dove li metto tutti questi prodotti? Allora, qui ci mettiamo questo che secondo me fa da solo. Hai ricevuto una mia card? Davvero? Madre le centellina e le assegna così come pare a lei e non è discutibile. Una di quelle coi cuori? Veramente? Voilà. Qui possiamo mettere la macchina. La macchina mettiamo una striscetta di spessorato qua. Che imbosco i timbri, saranno di vedermi. E questi? 20? Cioè,
Come, in che senso? Poi ovviamente non ricordo quando li ho comprati, però erano lì, evidentemente ce li siamo dimenticati, cioè può essere l'unica spiegazione. Direi che è l'unica spiegazione. Ah, card kit di Simple Stories, quindi aveva ancora lì quelle. Le centelline, cioè, no, le do un po' alla volta e non è sindacabile ciò che lei decide di fare, capite? E quindi il mondo si adegua. Qui un tondino qua e lasciamo libero lo spazio della foto. Nel senso che qui si può tranquillamente inserire la foto. Servirà una corda per legarlo. Allora, questa mappa che potrebbe essere protagonista di un elemento di decoro, se io mettessi le stelline qua e la mappa qui, mi perdo tutto il bello del legno a Piasnen. Allora, via questa. Prendiamo una fottina piccola. Boh, anche questa in realtà. Potrei metterla qua e qui usare una scritta. Outdoors. Così manteniamo il mood anche che c'è nell'altra copertina. Alberelli. Yes, questi. E niente, tanto non li so spellicolare e quindi tolgo i primi due strati. Ok, foto. Risulta disponibile in vendita. È lo stesso, nel senso che ho riaggiornato le giacenze. Se uno lo vuole comprare, lo compra. Però in realtà la regola che lo assegna in omaggio pesca da lì. Quindi non succede che si incrocino le due cose perché è lo stesso prodotto. Allora, potrebbe essere questo con un po' di adesivo sotto. E poi una stellina qua che metterei qui sotto. No, perché è too large e la mettiamo qua. Però questa che è scappata la metterei qui. Una parolina piccola qui. Qui che cosa c'è scritto? Wild. Wild. Vabbè, tutti questi appiccichini si mettono insieme da soli, in pratica. Il mio contributo è solo di usare petunia per la colla. Allora, questa la lascerei così, magari una scritta. Allora, sono indecisa se mettere una foto qua ancora e qui una scritta, perché queste scritte colorate un po' le si perde. Vediamo cosa potrei scrivere. Wild thing, nature, gateway. Così, un po' si perde lì, però lo metto qua, gateway, che si vede bene, e la fotina la spostiamo qua. Mi sembra più equo. E ci mettiamo, gone fishing, sono andato a pescare. Che mi fa pensare al Montana, Virgin River, no? So che siamo in tante malate di serie TV, quindi so che mi capite. Così, e lo mettiamo qui sotto la cornice. Vediamo se ho qualcosa che possa decorare la parte superiore. Sicuramente c'è. Potrebbe essere una stellina che sbuca da lì, ma si vede poco. E questa stellina invece la mettiamo lì. Questo. No, potrebbe costruire un qualcosina così. Ok, adesivo spessorato, prendo un pezzetto di tondino o anche tutto un tondino. Qua metto, questo mi tiene fermo anche questo. No, non è vero. Mettiamo la colla qua e lo mettiamo in questa parte qui sotto. Questo invece va a finire qui. Ok? Stellina che ti ho visto prima.
così. E direi che sono pronta, nel senso che l'albumino, per le poche foto che ho considerato di avere, non si chiude, tutto bene, lo spostiamo un po' più in dentro questo, così, adesso si chiude. L'albumino si è inciccionito, ma è normale, cioè noi lo vogliamo inciccionito, adesso prendiamo i nastrini. Se poi non si chiude non importa. Allora, il retro io avevo già incollato cose, questo. E contestualmente questo mi fermerà il nastrino. Vedete? Faccio la stessa cosa di qua. Magari gli metto un pezzettino di biadesivo proprio solo per tenerlo fermo per l'altezza. Perché poi il pannello in realtà lo terrà fermo senza bisogno di altro tipo di supporto. E questa è ancora da decorare, ma abbiamo la finestrella lì che abbiamo preparato apposta. Sì, non ho abbastanza spazio per fare un fiocchetto da tutte e due le parti, ma chiudersi si chiude, guardate. Per una volta che non abbondo. Bellino. E abbiamo questa che è da finire. Su questa potremmo giocarci, potremmo anche giocarcelo un pochino di spessorato, due striscette qui, abbiamo il nastro da un centimetro che secondo me così. E così. Ok. Questo lo possiamo togliere. La pila di ciotole in copertina. Ok, adesso la cerco. Ah, queste forbici salvano in tanti, sì. Ok, poi le due ciotole che sono qui e le mettiamo, le incolliamo qui sopra. Poi chissà se nel foglio di chipboard, che ci sono ancora delle frasette, potrei scrivere fan, vediamo, lo sto staccando con anche l'adesivo, quindi in realtà non ci dà problemi, e così, e fan ci sta. E poi magari cerchiamo una stellina da mettere lì, che potrebbe essere anche questa, potremmo tagliarne un pezzettino oppure metterla qua. Guardate così, c'è un momento in cui gli appiccichini si dispongono in autonomia e il progetto prende vita. Prendiamo ancora un pezzettino di questo. Così, poi queste vanno incollate, quindi togliamo gli strati. Vabbè, questo però l'ho lasciato appiccicosetto, ce la fa secondo me. Ok. No? Vabbè, non fateci caso. C'è un talento particolare il mio. Nello spedicolarli nel modo sbagliato. Vabbè. Così. Così. E così. Fan. Paroline, c'è qualcosa che possiamo usare che ci può piacere? Hello type sono un po' grandi, però potremmo mettere una stellina qua per dare ancora più centrata, per dare ancora un pochino più di risalto alla parte centrale, così. Ed è fatto, secondo me. Che ne dite? Adesso tolgo via tutto
Ve l'ho detto che sarebbe stato veloce. Perché in realtà l'idea era molto semplice, un'idea adatta a raccogliere poche foto, magari di una gita, di un evento, insomma, di una cosa un po' non tantissimo, non con 30.000 foto. Veloce, si fa anche con poco materiale, in realtà si possono usare anche gli scarti, perché noi abbiamo poi tagliato tutta una serie di mattature, ma l'importante è che siano della stessa collezione o che ben si sposino tutti insieme. Sapete che su questo c'è un problema, devono sposarsi bene, perché altrimenti la patologia dei colori, ecco. Allora, questi li mettiamo qua. Togliamo questo, prendiamo una bustina per questi avanzi. Le bustine le ho qua. Madre, sbuchi così, veramente? Cioè, non ti dovrebbe essere permesso. Voilà. E questo lo mettiamo via. I chipboard, ho preso una bustina piccola e io li piego. Again and again. Si può adottare, se lo metto online sappiate che poi ovviamente, no, che schifezza che ho fatto, che poi ovviamente chi prima arriva meglio alloggia, nel senso che ce n'è solo uno, e anche con l'altro album è capitato che in realtà siano state più persone a chiudere gli ordini contemporaneamente, ovviamente ce n'è solo uno. Se non ve la prendete, se poi dobbiamo togliervelo dall'ordine perché è stato comprato più volte, volentieri. Allora, così. Chi è? Sempre Vania, anche Claudia, che mi chiedono carte a tema montagna. Questa è perfetta. It's so cute. Così, poi ci sono un paio di carte avanzate e le mettiamo nello scatolone degli avanzi. Qua chiudiamo tutto, così ve lo faccio rivedere. Anche My Sweet Petunia. Allora, ho letto prima una notifica che mi è passata davanti. I pack di carte che abbiamo fatto da 50 carte super scontati, se domani riusciamo ne facciamo qualcun altro. Quelli che abbiamo caricato oggi erano solo 11, ma pensate, sono 550 carte e sono già finiti. Voilà. Allora, dunque, collezione Great Escape, Cocoa Vanilla, sempre deliziosa, sempre una palette molto morbida, molto polverosa, a me piace sempre tanto, anche se il tema, come dicevo, non tocca le mie, non ho foto da scrappare, ecco. Però è un'idea per un albumino super veloce, super carino. In realtà poi se avete più foto potete anche semplicemente allungarlo. Io ho usato solo due strisce di carta e non ho messo le foto dappertutto. Quindi in realtà potrebbe essere anche, diciamo, customizzabile a seconda del numero di foto che avete, se ne avete tante. E può essere sfogliato anche in maniera un pochino più così. Erika, ovviamente mi sono dimenticata oggi. Abbi fede che risponderò alla tua richiesta sooner or later. E poi si lega con i fiocchetti qua di lato. Mi è sembrato molto carino. Certo, ha preso un po' di spessore, però non sarebbe. Ho messo oltre il chipboard anche lo spessorato, però questo è un problema mio. Nel senso che so che voi siete molto più bravi di me nel calibrarvi. Ah, è questa? Ah, questa la volevo mettere di qua, ma poi abbiamo risolto la copertina diversamente. Allora, questa è la collezione Great Escape di Cocoa Vanilla. Avevamo fatto il preordine, è arrivata ieri, stamattina Elisa ha smistato tutto, ieri sera è arrivata troppo tardi, non ce l'ho fatta a smistarla. Trovate online, oggi in realtà non è arrivato nulla, ma domani dovremmo ricevere le fustelle in preordine del Tommaso. Vi ricordo che se ordinate 35 euro dei suoi prodotti avete il timbro in omaggio. Sempre di Tommaso, a gift for you. Che cosa deve ancora arrivare? Domani arriveranno anche le thermal cinch, quindi magari non domani ma domenica mattina potremmo provare quella e vedere
come va. Domani, se riesco a fare il live, spero proprio di sì, vorrei fare il project live. Oggi non ho fatto in tempo, è un pianoforte. Oggi non ho fatto in tempo a stampare le foto per fare il live, perché sono arrivata un pochino lunga con i tempi, ma domani mi preparo, stampo le foto e facciamo il project live, così chiudiamo anche il progetto di gennaio. E poi sabato vediamo, e domenica potremo provare la cinch, per esempio. Non so come la vedete, come organization dei live. Io per ora vi saluto, vi ringrazio tanto, vi auguro buona serata e ci aggiorniamo domani. Ciao ciao!